Ciao popolo, eccomi qua. Altro video corto corto, non perdiamo tempo, l'avete già visto dal video. Oggi solamente due chiacchiere per presentarvi una nuova pietra che è entrata in collezione. Una pietra storica che aspettavo da tanto. E finalmente mi sono deciso a fare l'acquisto. Però ormai lo sapete. Tutto questo dopo la sigla. E io intanto che passava la sigla ho approfittato per spipparla. Allora, oggi voglio presentarvi l'Ocudo. L'Ocudo che è una cava storica del Giappone, sempre nella zona di Nakayama, Shobudani, Narutaki, è lì dietro la cava. E non è farina del mio sacco, ma in Giappone viene considerato il Santo Graal, quindi la farina del mio sacco nel senso la definizione non l'ho data io, il Santo Graal dell'affilatura, molto molto famosa sull'affilatura del coltello. E io oggi, tanto per farvela vedere, poi che non la spazzolo sul rasoio. Allora, intanto vi faccio vedere la pietra. Adesso, eccola qua. La pietra è così, adesso è asciutta, magari i colori sono un pochettino smorti. Quando è arrivata ve la faccio vedere, perché ho una foto conservata. Eccola qua. Non so se vedete la data. Quindi fatta appena arrivata, questo è il 17 gennaio, sono 5 giorni che ce l'ho per le mani, quindi con tutti i suoi bei kanji, carina, chiaramente lappandola i kanji sono andati via, però questa volta i giapponesi sono stati furbi, perché hanno riportato esattamente, no aspetta è storto, hanno riportato le stesse scritte, le stesse diciture, le hanno riportate anche sul fondo. Mi è arrivata già sigillata sui quattro lati. Ah, andiamo al pezzo più interessante. E ve lo dico subito, questa pietra è costata poco, la giro un attimo poi per comodità, perché non è una pietra perfetta, anzi è una pietra molto imperfetta, perché vedete questa linea? Questa purtroppo è una linea tossica, segnalata per carità molto onestamente dal venditore, per cui io sapevo cosa andavo a comprare, non me ne lamento. Loro dicono che è tossica, ma dopo una spianata io sinceramente non la sento sotto il dito. È una pietra che è già stata spianata una volta, ma sento ancora delle imperfezioni, ha bisogno ancora di un po' di lavoro per essere preparata al meglio, però ve la volevo far vedere, per cui e devo dire, per il fatto che ha questa linea tossica, per il fatto che ha delle leggere imperfezioni, dei piccoli avvallamenti qua per esempio, voi non riuscite a vederlo, ma passando con il polpastrello c'è un piccolo avvallamento, quindi per toglierlo dovrò levare molto materiale. Ma la pietra è meravigliosa, anche perché è una pietra morbida, questa non supera il 4,5, ma una pietra finissima, quindi quando si riesce a trovare il connubio tra durezza non estrema e finezza, tanta roba. Che dire, intanto vi do una bagnatina così magari risalta ancora di più, ve la faccio vedere meglio, guardate esteticamente che splendore. Dice certo, non si affila con l'estetica, però come dire, anche l'occhio vuole rasavarte. Stavo dicendo, perché vi ho detto di queste imperfezioni visibili, perché è una pietra che ha un costo alto e grazie a queste piccole dimensioni, vedete, più qualche imperfezione, sono riuscito a prenderla a un prezzo umano. Calcolate che un Ocudo in buone condizioni, un bel esemplare di Ocudo, parliamo di quelle pietre dai 1000 euro in su, questa è un prezzo molto molto più umano. Voi sapete che io vado sempre a cercare il rapporto qualità prezzo e l'ho presa per questo motivo. Guardate, sì, c'è la linea tossica, però vedete che è più larga di 10 centimetri,
anche se io dovessi rifilarla per toglierla, così mi creo pure delle belle nagure, me ne rimarrebbero 9, 8 e mezzo, tiè, pure se mi sposto un po'. Quindi comunque per il rasoio, ma anche per il coltello, va più che bene. Oh, per il rasoio vi faccio vedere. Ho messo sotto il microscopio, questa non è un'immagine fissa, guardate, oppla, la vedete? Il solito rasoio sacrificale di lusso, il 7 ottavi francese. E prima di utilizzarlo l'ho passato, scusate, sono un po' imbambolato, adesso ho 100.000 cose da controllare mentre registro. Stavo dicendo, l'ho passato sopra una Nanon 10.000, per cui se vedete, ecco, forse questa è la zona più interessante. Il filo chiaramente è rimasto quello che era prima, di un rasoio sacrificale in buone condizioni, ma non chiaramente pronto dalla rasatura. Vedete come è spiattellato in questa zona? Quindi la Nanon ha addolcito di molto i vecchi marchi di affilatura. Sono parecchie zone molto molto spiattellate, guardate pure questa. Non sono chiaramente riuscito a togliere tutti i segni, anche perché non mandava di starci troppo tempo, però diciamo che questa è una buona situazione iniziale per vedere come si comporta la pietra. Per cui torniamo subito sul piano di lavoro. Eccola qua, vado a prendere il microscopio. Eh sì, la premia scopo. Ercolino, aspettate. Devo, sì, qui parte. Allora, eccolo qui. Vedete quello che vi dicevo prima sulla lunghezza? Un rasoio entra tranquillamente senza andare a urtare la vena tossica. Qui ho avuto un grande risparmio. Adesso un pochettino d'acqua, la solita piastra diamantata ormai consumatissima, questo è un 1000 annito d'ape, sì, un 1000 sabbiato. Oh, bello che faccio vedere una cosa e ne dico un'altra. Metto, creo un po' di fanghiglia. Vedete che anche con la diamantata c'è bisogno di un po' di lavoro per... È una pietra compatta, una pietra fine. Chi me l'ha venduta onestamente ha detto: guarda, io non te la consiglio per il rasoio, anche perché è uno strato suita. Per il rasoio io vedo bene, vedo meglio lo strato Tomae. È una buona pietra, ma è una buona pietra da coltello. E io gli ho detto: va bene, grazie che mi hai avvisato. Guardate quanto tempo devo impiegare. Grazie che mi hai avvisato, ma tu dammela lo stesso. Io ovviamente la userò sul coltello, ma le mie prove sul rasoio le voglio fare. E infatti con voi sto facendo questa prova. Quindi un po' di fanghiglia, sembra tanta, ma come al solito è molto molto liquida. E andiamo. Allora, le prime passate tanto per amalgamare il tutto. Allora, intanto vi dico, a me è una pietra che è piaciuta subito. Ma sapete quando uno si innamora subito del nuovo oggetto? Questa pietra fa spavento. Allora, intanto quando l'ho lappato ho sentito un odore bellissimo d'erba tagliata, dicevo vabbè, non si affila per l'odore, però anche quello è gradevole, è piacevole, fa parte di tutto il rito dell'affilatura, perché per me è affilare, lo sapete, è rilassante. Adesso guardate qui, lo state vedendo? Questo non è un segno della pietra,
questo è liquame nero. La pietra è velocissima e vedere una pietra accreditata di una finezza altissima, se qui siamo l'equivalente di una 8000 sintetica in partenza, perché poi sapete che sulle pietre giapponesi più si riesce a lavorare la fanghiglia più il livello di finezza aumenta. Non so se l'immagine riesce a farvi vedere come è già cambiato, ma notevolmente, il colore della fanghiglia. Era una fanghiglia chiara quando è stata creata. Adesso vedete che è veramente carica di limatura. Immaginate appoggiandoci sopra la costa di un coltello quanto materiale avrebbe asportato. Guardate qui, come faccio il solito giochino di affilare sempre sul posto per farvi vedere. Io ho solo una pietra in collezione fine che riesce a fare questo. Guardate qua, micidiale, veramente micidiale. Stiamo parlando di una pietra da finitura. Pietra da finitura, ripeto, non da rasoio, anche se io adesso ho una curiosità di interrompere tutte queste strofinate per farvelo vedere, per farvi vedere il lavoro. Ma guardate, guardate, guardate ancora, ancora la capacità d'asportazione. Guardate qui. Allora, di cerchietti ne abbiamo fatti tanti. Adesso un po' in verticale per creare, quindi questo è sbagliato quello che sto facendo, non l'avrei fatto sicuramente se stessi preparando il rasoio per la rasatura, cioè movimenti monotoni senza incrociare, senza alternare, quindi movimenti per andare a cercare il più possibile il marchio che noi adesso ci interessa, a noi, a me adesso mi interessa vedere come graffia, come mangia, come abbrade, che segni lascia. Nel frattempo sto asciugando un po' il filo e il rasoio e lo vado a mettere sotto il microscopio. Se mi date un attimo, allora faccio intanto, scusate, vi metto l'immagine, prendo un attimo un po' la messa a fuoco. Allora, signori, ne vogliamo parlare? Scusatemi, io quando vedo le cose che mi fanno felice non riesco a fare la faccia di circostanza. Ah, beh, carino. No, io godo proprio come una scimmia. Per cui, adesso, guardate qua. Seleziono un colore, vabbè, il solito rosso, dai. Allora, intanto, prima considerazione. Ve lo ricordate com'era il filo? Come al solito qui stoppate la riproduzione a chi interessa, per carità di Dio, chi vuole, stoppate la riproduzione del video, ritornate indietro di qualche minuto per andare a vedere l'immagine iniziale, rinfrescatevi un attimo l'idea, vedete com'era, andate a rivedere com'era il filo quando siamo partiti, perché poi a noi quello che ci interessa è proprio quello, è il filo. Guardate questo filo. Notizia che non vi ho dato, aspettate che controllo. Ok, sì, no, ormai il microscopio ce l'ho sempre così. Questi sono i soliti 320x. Ma 320x di quel bambino lì, quindi non giochiamo con le cinesate. Quelle mille ingrandimenti, cioè l'obiettivo che è lungo 20 centimetri.
vabbè, ci siamo capiti. Quindi a 320 ingrandimenti, questo che si vede. Allora, chiaramente abbiamo lavorato a fanghiglia, per cui c'è una ottima, non buona, ottima satinatura. Devo dire, rispetto a altre pietre da finitura ultima, non è una satinatura estremamente fine, però ripeto, per battere questa satinatura ci vogliono pietre e metti mano al portafoglio, capisci a me? Per cui ottima satinatura. Se vedete i marchi i marchi di affilatura rimasti sono pochi, e se notate i più profondi, vedete, marchi di affilatura più leggeri sono andati via. Per cui devo dire ottimo risultato, fatemi cancellare tutta sta robaccia, ottimo risultato ottenuto in pochissimo tempo. Allora, vogliamo ritornare qui, ritorniamo qui, nel frattempo la pietra si sta asciugando. Allora, vediamo un po' come siamo messi con i tempi. 16 minuti, oddio, per i miei standard siamo ancora corti. Potrei continuare, però sinceramente non voglio, perché una delle caratteristiche di questa pietra è la velocità, per cui è inutile insistere troppo. Vi ho fatto vedere che spazzolandoci sopra per pochissimo tempo, anzi, fatemi levare tutta sta fanghiglia, scusatemi un attimo, me la vado pure a pulire prima che la fanghiglia si secchi sul piano della pietra. Vabbè, che dovrà passare questa ancora sulle polveri per diverso tempo, anzi penso di ripartire molto dal basso con le polveri. Rieccola qui, così intanto ve la faccio rivedere un attimo. Allora, perché mi fermo? Mi fermo perché, come vi ho detto, è una pietra la cui caratteristica principale è unire la velocità alla finezza. Per cui non avrebbe senso adesso farvela vedere dopo 10 minuti, 15 minuti di lavoro sulla pietra. Questi pochi minuti sono già stati indicativi, molto indicativi. Per cui abbiamo visto, anzi ve lo faccio rivedere, abbiamo visto come lavora. Come al solito mi perdo sempre. Come lavora è quello che ci interessa. Guardate questo filo, 320 ingrandimenti. Sinceramente io la barba la farei, però già lo vedo dalla granulosità, dal filo, vedo un filo bello pulito, vedo un filo steso, però non vedo un filo estremamente tirato. Aveva ragione chi me l'ha venduta, questo secondo me non è un filo da rasoio, quindi questo è ottimo sul coltello. Diciamo che per me è una prefinitura sul rasoio. Penso di essere stato onesto. Sinceramente è una prefinitura, come si dice? Mi sono perso un attimo il mouse, scusatemi, mi sono perso il puntatore del mouse, eccomi qua. Diciamo che è una prefinitura di lusso, è quel livello che è più di una prefinitura, meno, un po' meno di una finitura di quelle epiche che si ricorda. Però è vero che chi me l'ha venduta mi aveva avvisato: attento, questa non è la pietra, questa non è la classica pietra giapponese da finitura, questa è una pietra da coltello.
Volete che io il coltello mo non ce lo devo andare a mettere sopra? Sicuramente. Ma se tanto mi dà tanto, in pochi minuti di lavoro viene fuori questo su un coltello. Vabbè. Allora, immagino che sia ottima sugli acciai giapponesi, sia ottima sullo shirogami, sull'aogami, quindi sugli acciai carboniosi. La pietra è velocissima, quindi potrebbe anche avere la capacità di domare un acciaio inox, questi nostri europei, con delle tempre con molto molto dure. La tempra dai 58 fino ai 62 HRC, perché anche se magari l'abrasivo non è dei più avvelenati, però vista la velocità, vista la grossa capacità di esportazione del materiale, io penso che possa essere usata con profitto per una bella lucidatura estrema, perché sul coltello, sui coltelli giapponesi ci si arriva sempre a quel livello di grit, ma sui coltelli, sugli acciai europei, sui nostri coltelli da chef, difficilmente anche in lucidatura si supera il 2000, il 3000. Però queste sono tutte considerazioni mie che poi vedremo, vedrò nel tempo, perché chiaramente farò tutte le prove che vanno fatte. Quindi ragazzuoli, 20 minuti, video cortissimo, vi ripeto, è stato più che altro un video di presentazione, un video tanto per farvi vedere una nuova pietra. Oggi vi ho fatto vedere uno cudo, ma scusate, gli leviamo un po' di acquetta così non fa riflessi. Vi ho fatto vedere uno cudo piccolina, vi ho fatto vedere una pietra con qualche difetto, e vi ho fatto vedere che con un minimo di attenzione la pietra con la vena, la vena col puntino tossico, non è sempre da scartare a priori, perché io qui lo sapevo, mi sono fatto i conti sulla larghezza. Ve lo faccio vedere per l'ultima volta, scusate, vado a prendere il rasoio, ve lo rimetto un attimo su pietra. Guardate, vena tossica, che ripeto io non sento comunque dopo la prima spianata, ma anche se fosse una pietra, una vena di quelle bruttissime, guardate qui, il rasoio c'entra perfettamente. Questa invece non è una vena tossica, ma fosse anche, guardate dov'è posizionata, ripeto, qui c'è solo un piccolo avvallamento e dovrò lavorare un po' per toglierlo, ma gli avvallamenti non sono pericolosi. Quindi anche in questo caso è stato, mi ha fatto piacere farvi vedere una pietra difettata, chiamiamola così, però onesto il venditore, perché c'era scritto. Quindi non è dice, ah, m'hai fregato, no no, venditore onestissimo che mi ha detto, guarda che ha questo e quell'altro difetto. Però ecco, la pietra difettata, molto tra virgolette, permette di fare un acquisto ad un prezzo onesto di una pietra che altrimenti in perfette condizioni per la maggior parte di noi sarebbe fuori budget. Che questa è veramente una grande pietra, una vena storica, una cava storica, pietra da coltello e per strumenti da affilatura, ma che come avete visto si può comportare ottimamente anche nella filatura del rasoio. Basta, perché una volta tanto che avevo fatto 25-20 minuti, già sono arrivato quasi a mezz'ora, per cui sto mettendo il puntatore su termina registrazione. Quindi vi faccio un saluto, spero di non avervi annoiato troppo, come al solito ci vediamo la prossima volta e come sempre, ciao popolo, alla prossima.